pazzesco, pazzesco. Oh, noi volevo magari spiegare un minuto per quei pochi che ancora non conoscono la signora Coriandoli, che la signora Emma Coriandoli ha vinto un concorso del Radio Corriere, purtroppo indetto a nostra insaputa dal Radio Corriere, che prevede come vittoria il fatto di essere ospite d'onore di un programma. La signora ha scelto Domenica In, infatti la signora Coriandoli è sempre ospite da noi ogni domenica, però ogni tanto vuol fare qualche incursione in qualche grande produzione come questo fantastico di sabato sera. Cosa ne dice, signora? Che cosa mi dice di questo teatro? Che spettacolo da casa! Non mi ero figurato il lavoro del genere. È pazzesco, è pazzesco. Ma anche prima con la lo neve. Lo so. Ha visto? Ha visto tutta la neve che scende. Come fanno a far la neve? Quel cavallo finto, era finto. No, sembrava era vero. No, era vero il cavallo. La Martinez. Ha visto, Brava. Brava. Tutti, io volevo dire una cosa perché dica, per me... Dica tu. Tanto non siamo... C'è un collegamento. Tanto non siamo collegati, io lo dico a parte. Dica quello perché che vuoi. Tanto ci sentiamo solieri. Sì, certo. Io volevo, se possibile, ringraziare tutti. Anche i due autori, Amurri e Verdi, sì, si chiamano così? Sì, tanto fini, tanto distinto, Amurri un pezzo d'uomo. Pazzesco. Verdi però non devono essere italiani. No, no, non credo, Verdi no. Verdi non è italiano. Credo sia norvegese. È austriaco di quelle parti là, sì, del nord. Danese. Tanto distinto. Ha visto? E poi il pubblico, ha visto che pubblico? Mo tanto fini, qui di Napoli sono tanto fini. No, di Roma, siamo a Roma. A Roma? Sono confusa io col viaggio del treno, non sono pratica. Senta, ma io voglio dirle, ma soprattutto... E Angiolella, Furio Angiolella. Lo so. Furio, si chiama come il cavallo del West. No, Furio, quello è Furia. Furio, lo guardavo, se lo seguivo, che cos'era quel cavallo? Vabbè, ora non parliamo del cavallo. Cos'era quel cavallo? Lasci perdere il cavallo, adesso non parliamo del cavallo. Oh. No, volevo dirle che... Volevo dire una cosa, si signora... Si vede il suo capito? No. Signora, lei è elegante. Tutti l'hanno notato, è veramente... Chi l'ha vestita? Dottor professor Bongo, chi l'ha vestita, voglio sapere? La Gladys. Chi è la Gladys? Perché non forse la Gladys è la mia figlia, lei è estetista. Ah, quindi se ne intende? Cioè una... Se ne intende molto d'estetica. Lei si vede. Per l'estetica, fin da bambina bisogna lasciarla stare. Devo dire, si vede che proprio è una... Ma fatto, ho detto il fucsia, questo color fucsia, perché una volta non c'era, è un colore moderno, ho detto metti una cosa un po' sbarazzina, un po' moderna, un po' quantunque. Come non c'era un colore, una fucsia non c'era. No, quando 30-40 anni fa, quando c'erano i tedeschi. Ecco, non c'era, c'erano altri colori. Non c'era quel grigiato, visto... il grigio. Senta, ma questi gioielli, scusi l'intestinazione, ecco, siamo... qui ha fatto il pandan, si vede il pandan del verde? Si vede qua, accidenti, la cosa... Perché ha fatto il pandan, con le scarpe verdi è un capolavoro. Ma non so se si nota. Voglio dire questo, i gioielli, scusi, è una curiosità mia, sono veri o sono finti? Dica la verità. Si può dire, tanto sì, non sente nessuno. Sono finti. Ah, ecco, infatti... Perché me li ha prestati la Malvina, che noi andiamo sempre a ballare il liscio, andiamo a ballare, allora lei... Però dipende anche come li si porta, un po' sbarazzina così, molto rivalorizza. Sì, è vero, infatti io pensavo fosse... Oh mamma, che emozione, quindi professor Compagni, io non ho parole. È contenta, forse vuol vedere... Ma uno spettacolo del genere, io volevo dire, dall'emozione non trovo le parole, mi fa conoscere Ranieri. Ma non è che noi proviamo, andiamo a vedere, ma guardi... Mi fa conoscere Massimo Ranieri. Vediamo.